Venerdì 16 dicembre, nuovo appuntamento con Quilicata TG, benvenuti. Babbo Natale è arrivato su una fiammante Harley Davidson ieri sera a Licata. Alle 18, infatti, nel chiostro di San Francesco è stato inaugurato il villaggio di Babbo Natale che rimarrà aperto per tutto il periodo natalizio. Subito dopo l'apertura, Don Pino Agozzino ha celebrato una messa per tutte le associazioni di Licata. Vediamo il servizio. Di grande partecipazione, un momento di unione, un momento dove si scambiano due parole, dove i bambini si incontrano, si conoscono, nascono nuove amicizie. È un momento importante per la città, la socializzazione in queste città manca, è indispensabile che avvengano questi eventi. Innanzitutto è un'esperienza molto bella, soprattutto vedere molti bambini che vengono qui al Castello Francesco. È un'esperienza, possiamo dire, anche superlativa, perché vedo molti bambini felici e questa è la cosa più importante. Ecco, questa è la prima sera, Babbo Natale sarà qui presente praticamente per tutto il periodo natalizio. Che cosa si può raccontare ai bambini che vengono a chiedere un omaggio, un regalo, anche solo una carezza? Innanzitutto possiamo raccontare alcune, diciamo, storie, perché alla fine il nostro obiettivo è quello di rendere felici i bambini che vengono. Alla fine, diciamo, sono proprio i bambini che sono il nostro futuro. E avere un futuro, diciamo così, a Licata in questo momento serve e come. Ed ora le notizie del Covid-19. A Licata si registra un vero e proprio balzo in avanti nel numero dei contagi. Secondo il bollettino diffuso dall'ASP di Agrigento, oggi i positivi sono ben 94, ieri erano 70. In un solo giorno, dunque, si registrano 24 nuovi positivi e nessun guarito. In provincia di Agrigento sono 116 nuovi positivi a fronte di 613 tamponi eseguiti. Per 3 persone è stato necessario il ricovero in ospedale. I guariti sono 174, per fortuna non c'è alcun nuovo decesso. Cambiamo argomento. CGIL, CISRA e UIL della Funzione Pubblica stamani hanno organizzato un sit-in davanti alla Prefettura di Agrigento per sensibilizzare le istituzioni sulle condizioni di contagio vissute dai precari della pubblica amministrazione. Presente anche un nutrito numero di precari del comune di Licata. Vi facciamo ascoltare un brevissimo intervento registrato proprio nel corso del sit-in di Vincenzo Iacono, segretario generale della CGIL, Funzione Pubblica di Agrigento. Ascoltiamolo. La confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata, in occasione del Natale, consegnerà 43 pacchi dono alle famiglie indigenti di Licata tramite i parroci. L'iniziativa viene promossa già da alcuni anni dal governatore della confraternita Angelo Gambino e, dice Gambino, il nostro impegno costante sul territorio verso chi ha un reale bisogno. C'è un presepe a Licata realizzato esclusivamente con materiale riciclato. Lo costruisce un giovane zampognaro, Rosario Casa, che insieme a questa passione condivide quella per la zampogna. Siamo andati nell'abitazione di Rosario Casa per intervistarlo, mostrarvi il presepe e chiedergli di suonare per voi la ciaramedda. Vediamo.
Questa passione nasce 10 anni fa, proprio nel 2011, perché ero piccolino ancora, e soprattutto con la convinzione degli zii che abbiamo nell'associazione mi hanno aiutato a entrare in questo ambito bellissimo, perché a me non mi piaceva, ma essendo fatto con la forza sono riuscito a ottenerlo nel mio cuore. Quindi, e il presepe, specialmente questo che stiamo vedendo, come lo hai realizzato, quanto tempo ci hai messo e che materiale hai utilizzato? Allora, il tempo che abbiamo messo in questo presepe è stato di un 3-4 mesi, diciamo, su per giù questo, in 3-4 mesi. E i materiali che abbiamo utilizzato in questo presepe sono tutti materiali riciclabili. E questa è proprio la bellezza, proprio il riciclaggio di questo presepe. Ci sono tanti dettagli dentro le case, ci sono le persone che lavorano, ci sono gli animali, le luci accese, quindi c'è molta cura. Certo, questo è proprio questo, perché diciamo risplendiamo gli antichi mestieri di una volta. Ed oggi inizia in tutte le chiese di Licata la tradizionale novena di Natale. Di pomeriggio nelle parrocchie, per l'occasione, parte della liturgia verrà recitata in dialetto ligatese, accompagnata da canti tradizionali, alcuni dei quali vennero interpretati per la prima volta dalla cantante popolare ligatese Rosa Balistreri. La cronaca. Un ligatese di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un mandato di cattura europeo. Il giovane, infatti, è accusato di truffa aggravata in Germania, perciò nei suoi confronti l'autorità giudiziaria tedesca ha emesso l'ordine di arresto internazionale. Il ventenne era nella sua abitazione di Licata ed è stato tradotto in carcere ad Agrigento. E adesso lo sport con il calcio. Ragusa-Licata si gioca con un giorno di anticipo. La sfida, valida per il girone I del campionato di Serie D, verrà disputata domani a Ragusa. Il Licata è deciso a fare risultato. Domenico Vecchio ha intervistato l'allenatore Pippo Romano. Vediamo. A Ragusa è una squadra buona che sta facendo un ottimo campionato, pur essendo una matricola. È una squadra che ha un'identità ben precisa, lo sta dimostrando i risultati che ha fatto e la classifica che ha in questo momento. Per cui sarà una gara sicuramente ben giocata e ben combattuta, credo, da tutte e due le squadre, perché sono due squadre propositive che hanno nell'idea quella del gioco. E il Licata come sta? Il Licata sta bene, abbiamo recuperato bene tutti gli effettivi e vedremo sabato che risultato riusciremo a fare. C'è molta positività all'interno del gruppo, i risultati in questo momento sono più che soddisfacenti, dobbiamo continuare a cercare di fare più punti possibile in questo giro di andata e poi girare con un buon margine. Col fatto che si gioca il sabato dà la possibilità di poter vedere la finale dei mondiali, che è domenica alle 16. Il mister Romano la vedrà la finale, e per chi tifa? No, non tifo per nessuno, spero che sia una bella partita, una bella finale, che vinca il migliore. Non è stato, secondo me, un campionato mondiale molto, molto bello, però ci sono tante attenuanti a questo non bel mondiale: il clima, la situazione ambientale, un po' tutto. Comunque spero che sia una bella finale, come ho detto prima, e che vinca il migliore. E con quest'ultima notizia concludiamo il telegiornale odierno di qui in Licata TG, appuntamento rinnovato per la prossima settimana. Buon fine settimana e a presto.